Eccoci qua, 8-14 minuti, pacchiamo il secondo, siamo svizzeri, do il buongiorno a Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie come sempre del graditissimo invito. No, grazie a te, perché poi oggi voglio dire... è un giorno anche del tuo, possiamo dirlo, che oggi è il giorno del tuo compleanno, presidente, e quindi ti abbiamo rotto le scatole anche nel giorno del... abbiamo un nuovo record, sai, si parla di sport, nuovo record per la trasmissione in Blu 2000 del sabato, perché è riuscita a intervistare il presidente nel giorno del suo compleanno. Però grazie davvero, anche perché Questa festività, questo evento arriva al termine di una settimana importantissima a livello europeo che WISP ha onorato, organizzato, seguito. Sto parlando della Move Week, questa settimana dello sport europeo, attività fisica, promozione, c'è veramente tutto dentro, no? Assolutamente Ugo, ed è un grande piacere per me iniziare questa giornata particolare con te e con voi. Ma hai detto bene, entriamo nelle giornate proprio, diciamo, clou della Move Week, della 13ª edizione della Move Week, la settimana europea del movimento, che è promossa dal network internazionale ISCA, è coordinata in Italia dall'WISP, supportata dall'Unione Europea, proprio per promuovere sport per tutti, sport sociale, attività fisica, sani e corretti stili di vita, diciamo una campagna per contrastare la sedentarietà. Sono centinaia gli eventi in programma per quella che è di fatto la più grande campagna in Europa per la promozione dei benefici del movimento in termini di socialità, benessere e salute, con come sempre un impegno massimo nel rilanciare attraverso proprio la cultura, direi, del movimento, quelli che sono anche i valori fondativi della cosiddetta costruzione europea per garantire uguaglianza e giustizia sociale, che sono tematiche, come sai bene, a cui l'WISP tiene veramente molto. E così, a me viene sempre da dire la stessa cosa, un trombone vecchio, ormai dico sempre le stesse cose, però veramente uno parla di sport e guarda quante cose invece si uniscono, è come una calamita che attrae tanti temi così importanti. Intanto quello veramente, no, alla base di Move Week, che è proprio quello del volersi bene, di fare anche prevenzione muovendolo questo corpo, perché se il buon Dio ci ha dato un corpo, insomma, con dei muscoli, utilizziamoli, anche perché ormai è difficile che uno, fortunatamente qualcuno dirà anche, facciamo più quei lavori, almeno non una certa parte della popolazione fa più quei lavori così pesanti, ci ritroviamo a essere molto sedentari, il fine settimana comunque aneliamo a riposarci sui nostri comodissimi divani, bene non benissimo. Sì, assolutamente proprio così, e ovviamente la Move Week, che poi si inserisce nel ricco, diciamo, palinsesto delle manifestazioni nazionali WISP, ma direi proprio di tutte le attività che, grazie alla nostra rete associativa, ai nostri comitati, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche sul territorio portiamo avanti ogni giorno, quest'anno sotto lo slogan movimenti sostenibili, quindi ci sono ovviamente all'interno proprio i temi che sottolineavi, a partire proprio dalla prevenzione, la promozione della salute, ma direi proprio per un continuo, diciamo, reinterpretare, ecco, lo sport per tutti, lo sport di base, lo sport proprio come diritto di cittadinanza in tante forme, con sempre al centro quelli che sono gli obiettivi importanti dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, quindi tutte le forme, ecco, diciamo, della sostenibilità, quindi partendo proprio dalla sostenibilità del proprio corpo, dalla salute, ma la sostenibilità ambientale, quella sociale, quella economica non secondaria, ma poi tutti i temi anche, diciamo, della solidarietà e dell'inclusione. E direi, nella tua trasmissione lo sottolinei sempre, ti ringrazio anche per questo, tutti i temi legati alla pace, perché non dimentichiamoci che tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 c'è un goal cosiddetto molto importante, l'obiettivo 16, che è proprio quello di promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo sviluppo sostenibile, pace, giustizia e istituzioni solide. Credo che in questo momento sia veramente un appello importante da portare avanti anche attraverso lo sport per tutti. Poi, tornando proprio alla Move Week, al calendario ricchissimo della Move Week, Ugo, come sai, in questi giorni sono centinaia le iniziative in Europa, l'Italia come sempre con la WISP
uno dei paesi più attivi. Infatti, perché la domanda 134 l'iniziativa. La domanda era proprio questa, dico, perché poi una settimana, quindi la voglio ammettere, ma quelle che diciamo così ti hanno dato più soddisfazione, quelle che vuoi comunque segnalarci, che veramente vanno a raccontare lo sport per tutti. Sì, un racconto veramente collettivo, perché c'è un calendario veramente ricchissimo, dalle attività accessibili a tutti, perché la Move Week poi diventa proprio un vero e proprio palinsesto di prova allo sport, quindi dalle camminate alle ginnastiche per tutti, ma anche sport di squadra ovviamente, pallavolo, calcio, pallacanestro, fino ad arrivare anche a danze, balli, attività particolari come il parkour. Ma io sottolineerei proprio anche le attività che vengono promosse dai nostri comitati, dalle associazioni, dalle società sportive, anche da istituti scolastici a favore proprio dei nostri bambini, adolescenti, dei più giovani. E allora qua segnalerei sicuramente gli eventi multisport che oggi e domani si svolgeranno in un quartiere, nel quartiere Librino a Catania e a Piazza degli Olmi a Matera. Ma poi veramente in ogni angolo d'Italia ci sono iniziative. Fra pochi minuti partiranno le attività multisport a Milano nell'area del parco Baden-Powell, proprio adiacente al Naviglio Grande. A Bologna sono previsti tornei di tennis a pallavolo. A Firenze oggi si terrà la giornata arcobaleno con tornei di calcetto, pallavolo e calcio tennis inclusive. Poi in un viaggio virtuale scendiamo al sud, dove l'attenzione di oggi e domani tra Foggia e Martina Franca sarà rivolta alla grande età, alle persone più adulte. Ma ritorniamo al nord, a Rovigo mi viene in mente che sarà di scena il Tai Chi, a Reggio Emilia sono previste attività di danza e gruppi di cammino. Ritorniamo al sud, andiamo in Sicilia, al centro della Move Week le attività di trekking, escursionismo, veramente ce n'è per tutti i gusti. Ma adesso come siamo noi, no? Perché che sport fai tu? Ma io mi piace quel tai chi, no? Io invece sono per il padel, no? Io faccio la corsa. E siamo così. Ed è bello essere fotografati e organizzati anche proprio a partire dalla base, sai, Tiziano? Penso che sia anche questo un po' la bellezza, no? Perché poi ci si riconosce. Vediamo se c'è il mio sport. E il tuo sport c'è? E la tua specialità c'è, no? Proprio così, e con anche il piacere, ecco, di pensare, di avere la consapevolezza che in questi giorni appunto si pratica sport, attività fisica, e lo si fa in contemporanea con milioni di persone in Europa, perché appunto la Move Week è promossa, organizzata e si svolge in tutta Europa, ma addirittura quest'anno la Move Week di Ischia travalica, ecco, oltrepassa, diciamo, i confini del nostro continente, perché si svolgerà anche in Marocco, addirittura in Oman e in Brasile. Pensate, bello, bellissimo, un messaggio universale del resto, la fratellanza, l'inclusione, lo stare insieme, la pace, no alla guerra, che arriva anche attraverso lo sport. Grazie, ancora auguri a Tiziano Pesce, presidente nazionale della WISP. Grazie Ugo, davvero di cuore, buona giornata a tutti e a tutte, ovviamente buona Move Week. Già, buona settimana del movimento europeo che fa bene davvero a tutti.